tanta gente oggi qui a Castellamonte per la fiera agricola. Certo, fortunatamente il tempo ha tenuto, quindi siamo stati anche un po' baciati dalla fortuna, visto che ieri sera non era proprio così scontata la cosa, però è andata bene, abbiamo già fatto le premiazioni dei capi di bestiame e quindi insomma adesso ci apprestiamo a fare un giro nella fiera, ma ho visto che c'è parecchia gente, c'è tanti espositori, quindi siamo contenti. Tanti espositori, produttori agricoli e bestiame? Assolutamente sì, oltre ai produttori agricoli e al bestiame, che è l'oggetto principale di questa fiera, c'è anche qualcosina di altro da vedere nel centro della città, quindi insomma l'organizzazione è stata eccellente, l'assessorato all'agricoltura, il nostro vice sindaco qui con noi ha organizzato il tutto in maniera perfetta, quindi siamo contenti. È stato un bel impegno organizzare il tutto, soprattutto con le normative della legge Gabrielli. Sì, abbiamo cercato di fare il possibile, anche perché la sicurezza è importante per il cittadino, quindi noi ci siamo distribuiti così, direi in 4-4, perché abbiamo preso proprio la sicurezza per i capelli, ecco, diciamo così. Però diciamo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. La città, il centro della città è chiuso al traffico veicolare, però i cittadini saranno contenti perché Castellamonte è animata e viva. Sì, è molto viva, anche perché a noi consente che tutto il concentrico si può essere, si può girare un po' dappertutto, quindi questa è una nostra fortuna, ma la fortuna che la gente apprezza moltissimo questa nostra fiera, perché la fiera di Castellamonte è un nostro fiore all'occhiello, quindi l'occhiello della città per noi è importantissimo. Noi siamo molto, molto soddisfatti dell'avvenimento. Poi ho visto che stamattina il tempo non era molto, molto dalla nostra parte, però si è aggiustato, la gente è arrivata, siamo molto soddisfatti. Mai fermi a Castellamonte, prossimo appuntamento 6 maggio. Sì, il 6 maggio c'è l'iniziativa di Florarte, come abbiamo presentato nei giorni scorsi, è una iniziativa sinergica con gli altri comuni che sono Rivarolo, Quornier e Favria, proprio per dare una certa importanza al nostro territorio e per cominciare finalmente a lavorare tutti assieme. Noi ci auguriamo ovviamente che il tempo sia in buono stato domenica 6 maggio e vi aspettiamo tutti all'avvenimento, anche perché ci saranno tante iniziative collaterali alla manifestazione.